Vedo che i ragazzi hanno fatto una prestazione oltre i limiti, veramente abbiamo fatto un'altra partita buona. Tu un quarto d'ora alle squadre, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, a queste squadre non puoi non darglielo, ma non che le dobbiamo dare per condizione, perché purtroppo le squadre sono forti, sono veramente, questa è una squadra competitiva, questa è una squadra dove ha giocatori che l'anno scorso hanno vinto, una squadra che ha tradizione, una squadra che veramente è importante. Però noi credo che non meritavamo assolutamente la sconfitta, questo penso che si è visto per la mole di gioco, per la quantità di occasioni da rete nel primo tempo, per l'intensità, per il ritmo, per la voglia, per il cuore che hanno messo tutti i ragazzi. Però l'abbiamo agguantata ed è stata una cosa bella, perché non era veramente ingiusto oggi uscire con una sconfitta. La squadra c'è, corre, sta bene, la squadra c'è sempre stata, le prestazioni bene o male sono sempre state. Poi capita l'errore sulla situazione. I gol si fanno per errori anche, non si fanno soltanto per meriti o per qualità di un giocatore. Oggi si è dimostrato che con carattere siamo venuti qua per ottenere qualcosa di importante. L'Ischia anni fa o pochi anni fa ha vinto il campionato con 14 o 15 pareggi su un campionato. Quindi questo è un campionato poi equilibrato, ecco, ti fa capire anche l'equilibrio che c'è, perché la Frattesi di mercoledì scorso è una squadra che andrà per i piani alti. Il Monte Calcio è una squadra difficile da affrontare, l'Ercolanese è una squadra fortissima, ce cioè non scherziamo, però siamo forti anche noi. E il problema è che dobbiamo capirlo, che siamo una squadra competitiva, una squadra forte, non solo a livello societario, ma a livello di organizzazione, a livello di squadra, a livello di staff. Quindi secondo me siamo una squadra che può fare bene. Ma pensiamo alla prossima, con Gladiator recuperiamo un po' le forze, recuperiamo qualche giocatore che i primi periodi di affaticamento ci possono sempre stare, no? Dopo una preparazione e con questo caldo, perché poi non dimentichiamo che anche oggi è una bella temperatura. Quindi partiamo da questo, pensiamo a martedì alla ripresa, facendo una settimana di lavoro importante, valorizzando quelle piccole cose positive che abbiamo fatto e soprattutto trovando la soluzione agli errori, non accusando, sono due cose diverse. Io qua sono stato apprezzato, voluto bene, amato da subito e io ho amato il luogo. Perché su questo nessuno può dire nulla al contrario. Io qua sono rimasto non solo per la società, ma sono rimasto perché è un posto bellissimo, è un posto dove a me piace, perché sennò è difficile che io leggi la mia strada, è difficile che rimango 2 anni a un posto. A volte accetto di allenare solo 4 mesi, perché non sono convinto. In più voglio dire una cosa, ma giusto un chiarimento. Io nello staff, io quest'anno, se c'è stato un progetto foriano, progetto ischitano, non me ne voglia il press, non me ne voglia i direttori, è perché l'ha voluto Carlo Sanchez. Se io nello staff ho bandiere come Franco Verde, come Francesco Chiaese, come Catello Volo, Foriani e giocatori del Forio, ma io posso parlare dei miei giocatori, del mio staff? Io ho detto solo una cosa, per cambiare mentalità ci vuole del tempo. Qua nel tempo, va bene, si sono lottate per altre situazioni, dove ci sono stati risultati altalenanti, non società. All'inizio società buone, ma purtroppo a volte non si è lottato per qualcosa di importante, perché questo è un posto talmente bello che i giocatori che arrivano, se non sono mentalizzati, non sono incattiviti a livello agonistico, non danno valore, perché quasi stai sempre in vacanza. Perché Forio è un posto così bello che la gente, anche a gennaio, a febbraio, vede il mare e si innamora del mare e non pensa a quello che deve fare. Noi quest'anno abbiamo un gruppo nuovo, un gruppo forte, un gruppo importante, abbiamo una società solida, ma solida. Veramente, e quindi sono le basi per gettare qualcosa di importante. Se sono stato, se ho, qual, ho fra, hanno frainteso le parole, perché con tutti hanno frainteso le parole, chiedo scusa. Li capisco, perché anche a me, io sono di Secondigliano, quando parlano male del mio quartiere, io sono che vado in bestia, però capisco pure le parole di chi me lo dice. Se di là mi criticano Secondigliano che parlano solo di camorra, di droga, di delinquenza e cose varie, quindi potete pure avere ragione, ma a me non me lo dite. Quindi vi capisco pure, perché sono di là, quindi capisco, ognuno si vuole attaccare ed è libero di avere l'affetto per il proprio luogo. Però, personalmente, ritorno a ripetere, se è nato il progetto Foriano, e questo lo dico apertamente, perché l'ha voluto Carlo Sanchez, perché sono stato il primo a dire io voglio delle persone del luogo, voglio dei giovani del luogo. E voglio un posto dove ha aderenza il luogo. E se dico questo, posso parlare mai di una società, di una piazza che mi ha accettato?